un cliente, bellissima, guarda, è tua vintage. Da un giornale, da chi l'ha comprata? E questo io non posso, professionalmente non posso dirti da chi l'ho comprato, però ho controllato la tua firma, ho controllato la qualità e timbro è proprio la tua. Non capisco da dove salta fuori. L'hai comprata o da Dennis o da uno di Bergamo, perché queste qua le avevo regalate a un redattore del Touring. Ah, ok. Che lavoravamo assieme. Ah. Ma cosa c'è scritto? 1900? Per me è importante che sia originale. Sì, sì. Cosa c'è scritto? Io non lo so. Questa non è la tua scrittura. No, non è. Questa è quella, sì. Quella sì. Vintage. Certo. Sai comprato male sto qua? No. Quanto? Un vintage mio? Sì. Dai 6 agli 8.000 euro. Quanto gli hai dato? Non per sapere il fatto, gli hai dato 1000 euro, 800 euro, 500 euro. Non così poco, non no, così 2000. Poco. Devo vendere 2500. Non è caro? No. Pesante? Sì. L'obiettivo è... Sì. Ti piace? L'obiettivo è molto pesante, però... molto bello, molto veloce, in realtà su questa macchina si vede dentro tutto, tutto quello che fa. Macchina più veloce esistente. Quanto costa? Cioè, come la tua foto vintage, non da quella 8.000, famosa 8.000. 6.900 della macchina, 4.300 dell'obiettivo. Ah, 10.000 euro in più. 11.000. Sì. Ma chi è che la compra? Le hai già vendute? Sì, adesso noi... La cura, immagino. Bellissima, stiamo vendendo tantissime, ha avuto grande successo. Certo. E questa ne ho vendute? No, ho solo prenotazioni, perché non posso vendere ancora. Sì. E questa... un bel po' perché gente che utilizza, ieri ho venduto, preso prenotazione, oggi verrà con la Corredo Canon, venderà tutto il Corredo Canon per comprare questa qua, che sarà contento perché ha provato, perché ovviamente, però senza obiettivo la macchina diventa abbastanza accettabile. Sì, sì. Senza obiettivo è accettabile. Faccio come da Liberti. No, 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 tempo lentissimo, questo non va bene. Devo fare il flash. Il flash c'è bene, bene. Bella, bella. Bella, eh? Ma c'è anche regolare la vista. Sì, qua. E vedi oculare che è molto grande. Oculare è veramente molto grande. È comodo. In effetti si può montare obiettivi Leica M? Ah sì? Sì, no. Te lo faccio vedere. Allora, questo qui è un 35 mm, no? Questo è bello. Montare obiettivi di questa dimensione, sì. In effetti... Cos'è? Con adattatore. Sì. Così è... Ah sì. Anche vecchi laicisti possono usare anche tranquillamente. Ed è automatico? Sì. La messa a fuoco? Manuale. Manuale. Ma ci sono, saluto. Buongiorno. No. Sono Fotenato. Maestro. Ah. Sono Fotenato. Maestro, lui è un medico di Genova. Ah, sì? Sì. Se hai qualche problema, cioè, peccato che è ostetrico.
sono troppo vecchio per rimanere vicino. Se fossi più giovane, ma... potevi anche il parrucchiere. Ma come sono contento. Ci si guadagna sempre a passare per te. Ho lasciato di là la M9 per pulire il sensore e sono contento. Ora, tu dici che se io faccio una di quelle cose che facevo, se io le chiedo di mettere sul mio ricettario una sua firma, lei va bene. Però chiedo 5 euro. Si può fare. Ma quando mai mi ricapita mai questo una cosa questo così? Questo è nero che forse è meglio. Grazie. Allora, Claudio, sì. Non mi sono fatti regalo di Natale da solo, quest'anno di qua. Cavolo. Bella la tua firma. Adesso questa non gliela do, la tengo, vado in farmacia. Mi dia un bel regalo. Questi li vado a cercare. Grazie veramente. Non dovevate comprare due like, no? Venivo solo a salutare, ho portato la mia M9 per pulire e basta. Ha fatto anche delle San Martino, sono stato un corso un mese fa, perché come un idiota, cosa combinato? Davvero un cittadino che vuole fare non più il fotografo ma il contadino agricoltore. Sulla mano sono tagliato, ma ecco, tagliato l'unghia a metà, fortunatamente è ricresciuto, perché mi ha detto forse non può rinascere la metà. Non ci si vede che c'è ancora un buon metabolismo. Allora mettiti dietro al maestro. grazie veramente. Allora questo qui ci mette tanto tempo a sviluppare, quindi lascia e non puoi far prendere la luce. Non so se è venuta bene o non bene. Se l'hai fatta tu, no. L'impossibile io mi fido poco. Grazie veramente. Col cuore. Ritorno a riprendermi la macchina che ti passo a salutare. Va bene. Grazie, veramente. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Avendo il mirino così luminoso è abbastanza facile. I tempi. Ciao, ho visto passando che c'era il maestro, volevo stringergli la mano. Non stringere troppo, eh. Allora, lui dovrebbe fare una cosa, pagarmi. Sì? Ma pagarmi tu, fortunatamente. Io mi metto sulla porta e friggere mani tutti quelli che passano già c'è bene e andiamo dentro io ci sto con l'obbligo di comprare una Leica. Ah, beh, c'è, assolutamente. Però bello questa idea. Sì, va bene, allora cosa compri? Ho appena comprato, scusa. No, allora la stretta di mano è gratuita. Una Leica. Se no costa 5 euro la stretta di mano. Arrivederci. Ciao. Ciao, grazie. Vabbè, me ne vado, mangio un'altra caramella e me ne vado. Sì. Grazie della visita, grazie anche del libro che hai portato. Sarà contentissimo questo ragazzo. Era pesante, vero? Dico. Era pesante, vero? Quindi adesso sei a Milano. La settimana prossima vado a Camogli. Sì. La settimana prossima a Milano. Ok. Va bene. Ti ringrazio delle caramelle. Grazie, è un piacere vederti. Il piacere è tutto mio, salutami anche. Perché non è già.